E come promesso è terminato il concorso e vi raccontiamo il nostro appuntamento periodico di Horses Riviera Resort News di ciò che è successo all'interno del concorso del 5 e 8 febbraio. Però prima di raccontarvi come è andato effettivamente questo fine settimana di salto qui a San Giovanni in Marignano, ringraziamo tutti quanti voi perché questa nostra iniziativa, lanciata soltanto in pochi due giorni, ha fatto davvero un gran successo sui canali tematici dedicati all'Horses Riviera Resort. Ha avuto veramente tanto ascolto, quindi grazie, e quindi questa è la forza di andare avanti. Grazie soprattutto ai tanti concorrenti che sono comunque riusciti ad arrivare tra veramente tante difficoltà, perché il tempo è stato davvero inclemente, quindi davvero grazie per chi ha creduto e per chi è riuscito con tanta fatica arrivare effettivamente qui agli impianti di San Giovanni in Marignano. Partiamo da domenica, giorno conclusivo delle quattro giornate in programma del concorso ippico nazionale 5 stelle all'Horses Riviera Resort, con il best rider riservato ai brevetti. Pier Francesco Ferilli porta a segno la vittoria. È stato sempre vicinissimo alla prima posizione, è sempre stato molte volte secondo e terzo, questa volta addirittura riesce a fare primo e secondo, e riesce a vincere soprattutto non con il suo calo di punta, ma questa volta la vittoria arriva in sella alla rissa della Laura Dragonda. È stato veramente bravo, preciso, veloce, due percorsi netti sia nelle, chiaramente nel percorso base che nel barrage, queste le prime due posizioni, e precede Giulia Vannoni in sella al suo palmaresu, che chiude così ufficialmente alle spalle di Pier Francesco nella terza piazza d'onore. Davvero una bella soddisfazione, anche perché da un anno che combatto per il primo posto e non c'ero arrivato per pochissimo tempo. Sicuramente nel percorso base c'erano molte spezzate da fare, molto difficili, simili alle spezzate che c'erano ieri nel Gran Premio dei secondi grado. Nel barrage magari la girata più difficile era per un verticale verso la gabbia, qui devi stare attento anche con i posteriori a non toccare il verticale, e poi stare attento con un buon ritmo verso la gabbia. Rimaniamo sempre nella giornata di domenica, perché è di scena questa volta il best rider riservato al primo grado e torna ancora una volta a vincere. Era stato secondo nella volta scorsa e questa volta, così come lo è stato a novembre della scorsa stagione, Francesco Morici in sella al suo Red Passion torna nuovamente ad essere lui il vincitore del best rider riservato al primo grado. Precede un'ottima giovane amazzone, Micaela Bosso, che in questa occasione ha montato Avalanche, e poi Valerio Amici in sella al suo Briegel, che chiude così in terza posizione. Questi i migliori tre del best rider riservato al primo grado. Di scena anche il piccolo Gran Premio, gara mista, altezza di 1,40 m, che ha visto molti protagonisti. Spicca fra tutti l'unico doppio zero, una giovane amazzone romana in sella Giselle Bianca Gresele si porta a casa la vittoria. Precede un ottimo Gianluca Polloni, che torna qui dopo aver firmato nella scorsa stagione un ottimo 3 stelle negli internazionali e soprattutto un'ottava posizione nel campionato d'Italia Criterium in sella al suo Baby Arco, che è secondo. Gianluca, che era stato che vincitore del Gran Premio dei 6 anni. Annabella Pezzoli, anche per lei un ottimo concorso sino al momento del piccolo Gran Premio, che va a sancire quanto di buono ha fatto la amazzone emiliana in questi 3 giorni di gara in sella al suo 1 secondo. Infatti è lei la terza migliore del piccolo Gran Premio. Andiamoci ad occupare dell'appuntamento più importante. Sabato nel tardo pomeriggio si è svolto come di consueto il Gran Premio Formula Classica delle due manche, l'altezza ad 1,50 m, e vediamo com'è andata a finire questa volta. È stato un Gran Premio davvero emozionante, un primo round selettivo, difficile, ed ecco lì che spiccano i migliori tre. Matteo Giunti in sella al suo Chef Van Vecaten, cavalli di solo 8 anni, firma un ottimo terzo posto chiudendo con un bel errore nella prima manche, però migliorato nella seconda, chiusa senza errori. Giacomo Bassi, un altro dei giovani protagonisti qui sempre all'Horses Riviera Resort, firma un grande secondo posto in sella Coral della Verdina. Lui chiude con un doppio percorso netto, quindi lui ha scelto la precisione sperando che gli altri fossero quantomeno meno veloci di lui, ma alla fine il più veloce e il più preciso è stato Fernando Furcade, che in sella ad Ascot di San Patrignano mette la firma, autografa il muro dei campioni, perché il vincitore del Gran Premio delle 5 Stelle del Nazionale all'Horses Riviera Resort questa volta porta il nome di Fernando Furcade. Ebbene, questo è stato in breve il concorso che si è appena concluso, quello del 5-8 febbraio.
20, 22 febbraio e 5, 8 di marzo i due concorsi sono nuovamente uniti. Qualora i migliori tre del Gran Premio di fine febbraio saranno gli stessi, anche non nel medesimo ordine, anche nel Gran Premio del primo concorso outdoor di marzo, proprio in quel concorso, nel piazzamento ottenuto, raddoppieranno quello che hanno vinto, ma questa volta spendibile in buoni acquisto presso lo stand della rinomata casa di abbigliamento su misura di J.Van D. Non ci fermiamo qui, perché, come ben sapete, nel concorso di febbraio cade proprio le festività di Carnevale, quindi perché non organizzare qualcosa in maschera? Ci abbiamo pensato, e infatti bisogna ringraziare ancora una volta J.Van D, perché i concorrenti di primo e di secondo grado avranno la possibilità di sfidarsi in una gara che andremo a scegliere proprio in quei giorni, e la miglior maschera, a patto senza tener conto chiaramente del risultato sportivo agonistico ottenuto in quell'occasione, riceverà in premio, sia che sia uomo sia che sia donna, una giacca su misura offerta appunto da J.Van D. Medesimo premio lo andremo ad offrire al vincitore del Best Rider brevetto e del primo grado, però, c'è sempre un però, deve aver montato in maschera ovviamente, quindi se il vincitore vince e non ha la maschera, non vince la giacca di J.Van D. Quindi mi raccomando, maschera. Iscrivetevi al concorso, ricordatevi di rinnovare le patenti e i passaporti ai cavalli, perché siamo sotto scadenza dei termini utili, e vi aspettiamo qui all'Horses River Resort per divertirci a questo punto insieme e per fare, come al solito, un fine di settimana dedicato allo sport. Al prossimo appuntamento di Horses Riviera Resort News.